Il Città di Teramo batte il Mosciano per 3-1 e conquista la quarta vittoria consecutiva, ma in classifica resta tutto invariato perché anche la Turris vince sul piano della lente. 3 punti comunque meritati e una prova di grande carattere della squadra di Pomante. Sono 3 le novità iniziali in casa biancorossa. In difesa l'ultimo arrivato Cristian Cangemi, in mediana Censori, in attacco Covalonox, Speranza in panchina, 3-4-2-1. Risponde il Mosciano schierando gli ultimi acquisti, Mora, Pejic e Cirelli. Gara che si annuncia subito combattuta agonisticamente su un campo pesante e il Teramo, squadra tecnica, è penalizzata ma dimostra di essere organizzata e determinata. Oltre 1000 gli spettatori presenti, campo gremito in ogni ordine di posto. Nei primi 25 minuti nessun tiro in porta, si lotta a centrocampo ma i biancorossi fanno più possesso. Al 15esimo i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per fallo di Furlan su Puglia, ma l'arbitro giustamente lascia correre. Al minuto 29, al primo vero affondo, il Città di Teramo passa in vantaggio con Palumbo che sulla ribattuta del portiere trova il varco per infilare Bruno. Vantaggio meritato. Il Mosciano accusa il colpo e non ha neppure il tempo di riorganizzarsi perché il Teramo raddoppia dopo 4 minuti con Covalonox che si fa spazio in area e calcia di destro e la sfera colpisce il palo ed entra in porta. Nono sigillo stagionale per il Lettone. Al 35esimo per il Mosciano ci prova Mariani. L'unica conclusione sopra la traversa. Si chiude sul 2-0 la prima frazione. In avvio di ripresa al primo minuto, il Mosciano accorcia le distanze con Mariani, che in area è abile a sfruttare un'ingenuità difensiva. Gara riaperta, ma è solo un'illusione. Il Mosciano si riversa in avanti, giocando il tutto per tutto, e lascia ampi spazi al Teramo. Al 56esimo ci prova Palumbo, il tiro è centrale. Insiste al 62esimo il Teramo e va vicinissimo al Tris. Crossi di De Gidio e clamorosamente manca l'aggancio Nikita, forse ingannato dal terreno. Al 70esimo è De Gidio che di testa si fa respingere la sfera, forse oltre la linea. E il preludio al terzo gol che arriva all'85esimo, il colpo del KO, lo firma Stefano De Gidio con un delizioso pallonetto e porta a 3 le reti. Gara oramai chiusa, finisce 3-1, ancora un successo pesante che serve a far trascorrere un buon Natale ai tifosi biancorossi, ma il titolo d'inverno va alla Turris Val Pescara che resta prima in classifica. Ora la sosta si riprenderà l'8 gennaio nel derby con il piano della lente. È stata una grossa battaglia, vinta con pieno merito, sono molto contento perché i ragazzi oggi mi hanno dimostrato che non sanno solo giocare a calcio ma sanno anche battagliare in campo su un campo difficilissimo contro una squadra che in casa non ha mai perso, tra mille difficoltà però in casa non ha mai perso e oggi noi abbiamo fatto una grossa partita di spessore. Grossa prova di carattere della squadra, soprattutto Cangemi un po' ha fatto una grande prova. Sì, vabbè, Cangemi lo conoscevo, Cristian, ha fatto una grossa partita, era all'esordio però... Io sapevo delle sue qualità e l'ho messo subito in campo. Poi avevo dei problemi anche con Cozzi e Farindolini, che Farindolini ha avuto un'influenza e ha dovuto rimanere a casa. Stefano ha avuto la febbre 2 giorni, quindi oggi è venuto in panchina perché non era in condizione di giocare dall'inizio. Però la prova oggi mi è piaciuta, la prova di tutti. La prova di tutti perché abbiamo fatto una grossa partita. Ripeto, contro una squadra forte che a dicembre si è attrezzata. Quindi qui venire a vincere a Mosciano non sarà facile. Però io sono troppo contento, più che altro per l'atteggiamento che ha messo la squadra in campo, perché... non sempre si può vincere di fioretto, noi l'abbiamo fatto, però oggi ci voleva la sciabola e noi l'abbiamo usata e l'abbiamo usata alla grande. E faccio personalmente gli auguri alla società del Mosciano per i 95 anni, perché sono traguardi importanti anche da ricordare. Insomma. Tornando a noi, questa società sta dando continuità a quello che ci eravamo preannunciati in estate. Sono arrivati altri giocatori, l'ultimo arrivato è Cangemi che oggi ha anche giocato e a mio giudizio ha giocato anche bene, ma questa società oggi ha bisogno anche di avere un impianto in città, di tornare a giocare in città. Dico questo perché per dare continuità, progettualità e futuro ad una società ci vogliono le infrastrutture e ci vuole un impianto in città. Questo è quello che io devo dire oggi. Ci fermeremo per la pausa, speriamo di sciogliere i nodi che ci sono durante la pausa festiva. Abbiamo incontrato più volte il sindaco cittadino e speriamo appunto che proprio il sindaco faccia valere la sua posizione anche, perché diciamo che ecco, le altre società che noi sentiamo in giro gestiscono impianti, si pagano utenze, ma non pagano folli cifre per giocare. Non è possibile pagare cifre folli per giocare per un campionato così. Se poi uno vuole ragionare in ottica progettuale, allora il discorso può cambiare, ma ci vuole sempre supporto del comune e di tutta la sua figura.
Ecco, questo è importante. Per noi è importante perché noi vogliamo dare continuità al nostro progetto, non vogliamo fermarci in promozione o tantomeno in eccellenza, vogliamo dare continuità o qualunque campionato sarà. Ecco, Teramo merita questo, lo meritano i tifosi che ci continuano a seguire, quindi ci aspettiamo una risposta buona come se fosse un regalo di Natale.